Sono Laura, sono una delle titolari della ditta Spiraltech di Ballabio. Noi siamo una ditta artigiana che si occupa della costruzione e creazione di nastri trasportatori in rete a spirale impiegati in vari settori, dal settore dell'imballaggio, settore farmaceutico, settore alimentare, zincheria e bulloneria. La nostra è un'impresa completamente artigiana, partiamo dalla produzione di materiali che servono per la costruzione appunto dei nostri nastri, partiamo dalla lavorazione del filo fino alla costruzione vera e propria del nastro trasportatore tramite procedimenti di assemblaggio che vengono effettuati tutti manualmente all'interno della nostra azienda. Ci occupiamo principalmente del mercato nazionale, ma fortunatamente in questi ultimi anni siamo riusciti ad esportare il nostro prodotto anche all'estero. È molto importante sottolineare un aspetto, che il nostro prodotto, che è un prodotto puramente artigiano, viene utilizzato principalmente nel settore industriale, quindi tutti gli impianti che utilizzano i nostri prodotti sono impianti industriali per la grande produzione e comunque partono sull'utilizzo di un prodotto che nasce da un prodotto puramente artigiano, quindi fatto veramente manualmente. A differenza di quanto purtroppo si è sentito nell'aria della crisi di questi anni, fortunatamente la nostra azienda ha avuto sempre un crescendo in questi anni, infatti il nostro mercato si è ulteriormente espanso in questo ultimo periodo, portandoci anche infatti all'introduzione di nuovi macchinari e anche del nuovo personale specializzato per la creazione dei nostri prodotti. Ogni prodotto nasce dalla necessità del cliente e quindi noi produciamo attrezzature che sono in funzione del cliente e di quelle che sono le sue necessità in sostanza. Noi è qualche anno che siamo associati alla Confartigianato, il nostro rapporto con loro è un rapporto ottimo. Abbiamo sfruttato principalmente il nostro rapporto con Confartigianato in vari settori specifici, cioè prima di tutto il settore della formazione. Noi qualche anno fa abbiamo partecipato ad un progetto tramite Fondo Artigianato che si occupava praticamente di creare una sorta di pacchetto con tutti i corsi di formazione base che ogni azienda dovrebbe avere, quindi corsi sulla sicurezza, il corso su primo soccorso, il corso dei carrelli elevatori e i corsi invece più specifici come ad esempio corsi sulla saldatura TIG o saldatura elettrodo e anche corsi di spagnolo. Abbiamo creato praticamente un pacchetto e tramite la Fonda Artigianato abbiamo fatto tutti questi corsi gratuitamente usufruendo di professori che sono arrivati direttamente presso la nostra azienda e quindi abbiamo fatto i corsi direttamente qui. Avendo sempre tanto lavoro noi non possiamo permetterci di perdere troppo tempo, quindi il fatto di avere un professore direttamente presso la nostra azienda che facesse dei corsi qui è stato un vantaggio grandissimo insomma. Da quest'anno abbiamo aderito anche al CEMPI, che è praticamente un consorzio per il risparmio dell'energia elettrica e del gas. La cosa importante da sottolineare è che il CEMPI non riguarda solo esclusivamente l'azienda, ma può essere esteso a tutti i dipendenti, quindi tutti i dipendenti della nostra azienda possono usufruire degli stessi sgravi che l'azienda poi usufruisce tramite appunto il CEMPI. In questi ultimi anni abbiamo usufruito anche di un altro servizio, ovvero dell'ufficio estero, per il quale ci siamo avvalsi per traduzioni di brochure piuttosto che di alcuni stralci del nostro sito internet. Infatti in questi ultimi anni abbiamo deciso di introdurre anche chiaramente delle nuove lingue all'interno del nostro sito per rendere la nostra azienda più appetibile anche per un mercato internazionale.